ma non va bene. Dove stai andando? Dove vai che inizia il programma? Dove vai, maestro? Marco, la Poppy Poppy non mi ha portato le cuffie. La Poppy Poppy non è responsabile delle tue cuffie. Allora io arrivo qua e non trovo la cuffia. Ma ho capito. Però vedi, ha ragione il maestro, nel senso che lo Zoo di 105 è ormai è consolidato il programma più ascoltato in Italia. Certo. Perché agli altri danno tutto? Cioè, prima di noi c'è il musicista, il chitarrista, il cantante, la bella figa, la velina. A noi era dato 9 stronzi, chiaramente. Ma io perché invece devo andare in onda con uno storpio grasso, tutto spettinato, merda, che schifo. Giusto per prendere una casa. No, beh, buongiorno. Scusa, mi giro, buongiorno Paolo. Ciao a tutti ragazzi. Perché io devo avere tutti i rimasugli di merda di questa azienda? Per quale motivo? Tu dico che sei il gran maestro della gaggeria. Perché non c'hai un assistente delle cuffie? Ma infatti. Ma allora no, non un assistente, un paggio. Silenzio, che busto al terzo piano. Non vale più. Oh! Di Cologno però. Non vale più. Non importa, sento l'hanno i microfoni. Sì. Oh, Mediaset, avete rotto il cazzo però. Hanno cioè, quanto le pelline, le puttanine. No, puttanine no. Ma per dire, figa da tutte le parti, c'ho 4 storpi di merda qua dentro. Io sono innocente. Lui è come la Lorenzin, non lo sa cosa succede qua. Non lo sa. Allora, io voglio, innanzitutto voglio che venga assunta immediatamente, se c'è un ascoltatore che è disposto a farlo, almeno a 20.000 euro al mese, qualcuno che deve solo portare la cuffia al maestro. Non è difficile. Già questo. Poi vorrei un altro che piglia schiaffi Paolo se viene spettinato in studio. No, che lo pettini. Cioè così ne paghiamo uno. Sapete solo. Sapete che i miei capelli sono indice dei miei stati umorali. Quando sono pettinato e rasato e bello in forma vuol dire che sono contento. No, che sono arrivati i soldi vuol dire. Allora ci vediamo fra 60 giorni. Allora sì, qual è il problema adesso? Perché vorremmo saperlo. Perché tu sei un collezionista di problemi. Sì, cioè sì. Tu hai una casa. Sono un bel soggetto per il. Lui ha rifatto la casa e uno pensa. Ah, hai messo il pavimento? No, lui ha fatto proprio un muro con tutti i problemi appesi. Che? Vero? Sì. Cioè, il muro del pianto a casa. Cos'è che è successo di nuovo? Perché sei così? No, dai, non facciamo uno speciale. No, facciamolo, dai. Guarda, prego. Lo sta facendo D-Max, cioè, mega problemi. No, è tutto a posto, ragazzi. No, non è tutto a posto perché si vede, si sente. Ti si legge in faccia e si respira dall'alito non che non sei. Non è possibile. Guarda cosa ha comprato. Allora, quello che mi ha dato lo spray per l'invisibilità. Sì. Mi ha dato queste cicche, mi ha detto che quando le mangi diventi bello e ricco. Sì. Sono le cicche per l'altezza. Sto masticando da stamattina. Adesso vado sul conto corrente e controllo. Ma io non sono un credulone. Ma no, questo è come l'antibiotico, Paolo. Devi aspettare una settimana, capito? Allora, CB12, sì. Boost. Sì. Alito sicuro ogni volta che ne hai bisogno. Alla cintura. Le boost ci stanno sempre. Ma io dico. È l'alito sicuro. Adesso con l'alito non scivolo più. Sì. Con questo alito non posso fare incidenti. Ho speso 5 euro per questa pagliacciata. Come 5 euro? 4,99 euro. Me l'ha comprata mia moglie. Ma guarda che scusa. Bastarda! Secondo non me. Non abbiamo i soldi per mangiare, spendi 5 euro per delle cicche, adesso la tengo fino a domani. Guarda che c'è un errore di stampa sulla confezione. Perché manca il punto di domanda. Era alito, sicuro? Cioè, sicuro di uscire con questa. Sai cos'è? Che forse l'ho messa in bocca al contrario. Perché il problema si è amplificato. Non compra più il gel. No. Io devo far capire ai nostri superiori che Paolo Noyes versa in una situazione drammatica. Non potete pagare quest'uomo 60 giorni, è rovinato. Io sto facendo tutto con la carta di credito, poi so cazzi. Tranquilli, quando comincerò a farmi una tana nei vostri anni vuol dire che non avrò più i soldi per l'affitto. Lui adesso prende una barca e va in Libia. Non ce la fa. Comunque sai cos'è? Ma gli scafisti tornano indietro? Non lo so, penso di sì. Credo di sì, non lo so. Di quelle barche poi che ne fanno? E tornano indietro, immagino. Ah no, vivono a Lampedusa poi, rimangono là, fanno un viaggio della vita e basta. Basta saperlo. C'è bisogno di un uomo che sistemi un po' tutto, ragazzi. Poi tra l'altro lui è amico del nostro nuovo presidente, quindi da parte di figa, ricordiamolo. Certo. Ci colleghiamo con un uomo che potrebbe veramente rivoluzionare il mondo. Lui è Vladimir Putin. È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Bravo. Il suo nome è Vladimir Putin. L'ultimo zar di Russia. Una volta qualcuno ha hackerato il telefono di Vladimir Putin. Ah. Dentro c'erano 3 foto del Big Bang.
nudo. Quante erano vecchie? Vladimir Putin ha una piscina olimpionica portatile. Ma non si può. Come fa? Dove la porta? Poi? Vladimir Putin non dona il sangue. No. Lo noleggia. Poi se lo riprende. Vladimir Putin ha un giubbotto di pelle sua. Vladimir Putin può minacciare un cavallo facendogli trovare una testa di mafioso nel letto. Vladimir Putin può pugnalare un nemico con un cotton fioc. Prima di rientrare a casa, gli attori porno cancellano Vladimir Putin dalla cronologia di Safari. Vladimir Putin va pazzo per il pollo al curry. Jim Carrey. Vladimir Putin può trasformare un caffè ristretto in un caffè lungo, tirandolo con le dita. Vladimir Putin può giocare a testa o croce in assenza di gravità. Ma non torna giù la moneta. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. A me mi dà fastidio la cicca, ma non la voglio sputare perché ho fatto il calcolo, costano 50 centesimi l'una. Minchia. Adesso la tengo così, bocca per sempre. No. Non voglio più, se voglio farmi cadere i denti e il palato e la lingua, ma la cicca rimane al suo posto. 5 euro per un pacchetto di cicche. 10 cicche sono. Stai masticando. Stai masticando due Marlboro, pensa. Prego, bellissimo, prego. 14:10. Ecco, sei una scusa, merda, scusa, prima di mettere la sigla, allora specifichiamo subito. Dillo. Che allora, nel programma prima del nostro, dove comiono i pezzi della zona dei figli di puttana, tua madre, quella grandissima grassona bastarda. Sì. Allora, c'hanno uno che si chiama il maestro, col cazzo. Il maestro è uno solo. Esatto. Tu sei istruttore di chitarra, punto, hai capito? Istruttore. Vabbè, uno stronzo che sta in pelle. E non ti permettere di ingrassare, merda. Sei un menestronzo. Bravo, andiamo.